I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Namaste, sono Ace Brave, bentornati a un altro episodio di Darkest Dungeon. Siamo in un altro dungeon e come vedete siamo armati fino ai denti. Ho 6 bende, 6 antidoti, 6 erbe medicinali, 4 vanghe e 6 chiavi di passepartout, oltre che 6 acquesante, che vuol dire un macello di roba perché tanto era gratis. Tutte le torce del mondo e il cibo del mondo. Vediamo un po' di esplorare. Dobbiamo esplorare il 90% delle stanze. Non è tanto lunga come cosa. Dovrebbero essere sempre 4, 8, 12, 14 stanze. Quindi tutte meno 2. Il che vuol dire che posso saltare queste due qua sopra. Vediamo di cominciare da questa parte. Vediamo di fare il nostro, del nostro meglio. Perché abbiamo un Simon di livello 4, un Tolier di livello 4, un Marina di livello 4 e un Cadrin di livello 5. A tutti ho insegnato, ho speso i soldi, diciamo, che avevo accumulato nella missione precedente per insegnare una quarta abilità d'accampamento, quindi dovrebbe permetterci un pochino di curarci meglio se le cose dovrebbero andare dovessero andare male più avanti, ma vediamo di fare del nostro meglio contro i vermi bulbosi. Questi sono nuovi tipi di nemici, hanno 12 energia. Vediamo di cominciare a fare il danno, 10 danni. Questo è il dungeon effettivamente più difficile che abbiamo mai affrontato, perché è il primo dungeon di livello di alto livello, insomma, che abbiamo, di livello campione. Vediamo di fare del nostro meglio. Direi che l'inizio non è malissimo. Abbiamo un po' di danno. Facendo così facciamo 8-9 danni. Bene, bene, bene. Tu hai 2 di energia ed è morto. Quindi abbiamo finito il nostro primo combattimento senza che venissimo praticamente toccati mai. Fatemi vedere, devo vedere. Sir Tolier purtroppo ha questa passione, insomma, per queste cose. Non c'è niente però. No, c'è un po' di carne che prendiamo, quindi abbiamo ancora più cibo di quello che avevamo prima. Teniamo ben alta la fiamma e vediamo un po' cosa ci capita. Abbiamo un po' di esplorazione perché il nostro addestratore di cani ha 95% per le trappole e ha anche un bel po' di esplorazione. Purtroppo non c'è scritto qua l'abilità di esplorazione, mi sembra, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo un combattimento qua, quindi vediamo di avvicinarci e vediamo un po' se riusciamo. C'è una stanza con la battaglia e un reperto. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Qua c'era il vecchio albero. Forse c'è qualcosa all'interno. Se non sbaglio è da usare la benda. No? Allora è da usare l'antidoto? O sto usando del cibo? L'antidoto. Sì, esatto. Bisogna usare l'antidoto perché così recuperiamo lo zaffiro, un ritratto e un po' di erbe medicinali ancora. Già non abbiamo più spazio. Le erbe medicinali lasciamole perdere allora e andiamo qua e usiamo una delle nostre 400 vanghe che abbiamo praticamente, perché tanto ce le possiamo permettere, e vediamo di andare a fare il nostro combattimento. Magari usiamo una torcia in più per avere il 100% di luce, che dovrebbe sorprenderli. Perfetto, abbiamo il fungal clover e il fungo bombardiere. Alcune cose non sono state tradotte purtroppo, ma va bene così. Hanno 39 e 29 di energia, quindi sono belle tostine. Vediamo di fare più danni possibili, magari facendo questo. Doppia schivata. Non è bella come cosa. Vediamo di fare un po' di dissanguamento allora a sto punto. Bene, qua direi che andiamo di danno puro. Questo non è un combattimento facile, effettivamente, perché hanno un sacco di energia. Per fortuna fanno il colpo a tentoni, perché sono loro, perché non hanno occhi. Quindi finché loro non mi beccano, 3x3 però fa abbastanza male. Marchiare la preda. Esatto, hanno il discorso che questi funzionano bene insieme. Quindi prima dovremmo uccidere questi e poi questi, o comunque cercare di fare tutto più velocemente possibile. Uccidere una delle due cose, perché funzionano bene in accoppiata questi due tipi di nemici. Vediamo di fare così. Ok, un bel 12 dietro mi va benissimo come danno. Vedete, questo fa lacerare il marchiato, che è un attacco bello più forte di quello che avevamo già visto. Qua andiamo ad usare l'antidoto. Quasi quasi andrei a usare anche i bocconcini. Usiamo un bocconcino e attacchiamo tutti, che dovrebbe dare più danni. 4x3 bene, 2x3 bene, e qua abbiamo un 2x1. Dovremmo riuscire a fare ancora un po' di danno avanti. Qua abbiamo ancora questo, quindi usiamo subito l'antidoto, tanto ce l'abbiamo. E vediamo di continuare ad attaccare questo qua in fondo, magari, perché così riusciamo a ucciderlo. Questo si becca 4 danni, ma c'ha 5 di energia purtroppo. Quindi tocca ancora a lui. Pioggia ammorbante fa un po' di danni, dovrebbe fare morbo possibile, ma noi abbiamo sempre gli antidoti che andranno via velocemente, ma cerchiamo di usarli lo stesso.
Qua proviamo ad attaccare questo a sto punto. E qua abbiamo bisogno di Kadrin che faccia un bel attacco qua dietro. Qua usiamo l'antidoto. E usiamo questo qua dietro, perfetto. Hai sbagliato, sarebbe stato meglio il critico di qua, ma va bene lo stesso. Qua continuiamo ad attaccare tutti. 4x3 buono, 4x3 buono. Qua facciamo così, così il prossimo turno questo muore. Abbiamo anche una bella cura critica che ci sta. E adesso mancano loro due. Abbiamo ancora due round di lacerare il marchiato. Attenzione all'energia di Tolir, che non è altissima. Qua vediamo di attaccare loro due. Effettivamente il combattimento è tosto questo, perché hanno un macello di energia. 25 critico, ma. Quindi siamo in punto di morte. Attenzione, tu hai il malus alla schivata, ma non hai danni di altro genere. Quindi curiamo. Un bel 10 ci sta. E anche un bel respinto ci sta. Tu prova a sto punto a 4-7 danni, attacca, questo si becca 4 danni, quindi facciamo danno a lui 5 danni, perfetto, proprio il minimo che serviva. Tu a sto punto cura lui, prendiamoci un po' di turni per curare Tolir. Questo c'ha 29 di energia, questo è morto, quindi adesso dobbiamo solo uccidere lui. Il fatto che sia marchiato ancora è un po' un problema per Tolir, ma cerca di fare il possibile. Qua possiamo o aumentare la torcia e darci più protezione, oppure cominciare ad attaccare seriamente. Proviamo a stordirlo. E ce l'abbiamo fatta a stordirlo, bene. Quindi possiamo prenderci un turno per curarci. Un 14 di cura va benissimo e anche un respinto da quella parte va ancora meglio. Qua lo marchiamo a sto punto. Così marchiamo noi per 3 round, tu cura lui, un altro 11 di cura, benissimo. Così abbiamo riportato lui a metà energia e adesso vediamo di fare un po' di danno in più. Ah, mancato. Ok, lui si è fatto il suo stordimento, abbiamo fino a fine missione purtroppo il discorso del recupero che ci continuerà. Vediamo di continuare a curare 0, aia. Questa volta non è andata bene, qua continuiamo a curare 8, brava Marina. E qua allora vediamo, visto che tu hai un bonus contro marchiato, dovresti riuscire a fare un pochino più di danni. 11 danni, c'ha 14 di energia. Colpo a tentoni che non dovrebbe funzionare. Beh, 11 danni comunque sono tanti, eh. Qua allora attacchiamo normale, 8 danni, perfetto. Finiamo questa feccia e proseguiamo. C'è un po' di... abbiamo perso un po' di... di cose. Effettivamente il combattimento sta durando abbastanza, per quello ho avuto un malus allo stress, perché il combattimento dura tanto e se dura tanto il combattimento appunto abbiamo questo tipo di malus. Amuleto del terminario, più la precisione meno la schivata, bene. Non possiamo prendere praticamente niente a parte soldi. Facciamo così, usiamo un'acqua santa e ci prendiamo questa. Usiamo questo e questo per poterci prendere l'amuleto. E qua dentro che cosa c'è? Una vecchia bara, è socchiusa. Proviamo a usare la chiave? No, allora apriamo la bara. Niente di valore. Ok, almeno sappiamo che c'è qualcosa. Abbiamo un'esplorazione che ci mostra che c'è un tesoro là in fondo. Dobbiamo esplorare il 90% delle stanze, quindi magari facciamolo comunque. E vediamo un po' che cosa ci capita da questa parte. Un'altra torcia probabilmente. Una torcia intatta, andiamo a usarla. Ok, e questa volta abbiamo il gigante corrotto, la strega cultista e il pazzo delirante. Direi che proviamo a tirare il pazzo delirante o facciamo più danno? Facciamo più danno qua dietro. Ah, però schivata. Bisogna stare molto attenti a questo bestione qua, che ha 144 PF. Oh oh. Ok, c'ha un dissanguamento scarso, almeno quello. Anche stordimento ce n'è un po' troppo. Allora attacchiamo con questi, dovremmo accumulare un po' di dissanguamento a questo punto. 144 di energia. Oh oh. E qua abbiamo la Tolir che viene testato pure. Ah, in negativo. Maledizione. Ok, non sembra che stia andando molto bene la cosa. Proviamo a uccidere questo prima possibile, perché lo stress comincia a diventare un bel problema. Qua tu puoi fare così su te stesso intanto. Così sì, hai marchiato, ma hai anche il bonus alla protezione al danno.
Questo vale su tutti. E ci ha scambiato tutti in una maniera bruttissima, purtroppo, perché lui è in ultima posizione adesso. Facciamo pugnale sacrificale. Ah, basta, sti schivati. Molto molto male. Molto 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 male. Aiaiaia. Ok, vediamo di fare questo attacco. Basta schivati, perché abbiamo un malus alla precisione di 10. Bene che ha spostato lui a sto punto. Almeno lui l'ha spostato. Tu non puoi fare niente da qua praticamente. La luce si disfolle, la missione piomba nell'oscurità. Ok, altro stress per noi. Tu non puoi fare assolutamente niente, quindi vai qua a sto punto. Tu vai qua. Fa sprecare un turno completo praticamente per loro due. Schianto del tronco. Ok, schivato bene, perché sennò mi spostava ancora. Allora, tu... Ok, 9 danni, però un'altra schivata ancora per questo. Sciagura. Aia. La vedo molto brutta con questo combattimento qua, eh. Nonostante abbia tutto per proteggermi, forse devo... Ecco, sì, è arrivato il momento, uno, di usare i bocconcini per cani. Infatti lo facciamo. Usiamo l'acqua santa, il bocconcino per cane, le erbe medicinali per il malus. Usiamo anche la torcia e adesso continuiamo a fare un po' di danni vari. Ottimo. Usiamo tutti gli oggetti che abbiamo a disposizione. Qua quanti danni si fa questo? 2 per 1. Qua abbiamo... mi ha tirato, il che va anche abbastanza bene come posizionamento. Tu puoi sicuramente prenderti l'erba medicinale, prenderti l'acqua santa per il bonus. E vediamo di fare un po' di danno dagli 8 ai 16... qua, mi ha schivato. Tu anche prenditi le erbe medicinali e l'acqua santa. E andiamo di cura o andiamo di giudizio? Andiamo di giudizio. Basta, si schivati allora. Niente, tanto tanto sfortunati. Schianto del tronco. 20 danni. Aia. E sì che avevamo anche... Vabbè, abbiamo resistenza, ma non di quel tipo là. Ok, dai che ce la possiamo fare. Questo è morto e questo è morto al prossimo turno. Perfetto, adesso dobbiamo curarci il gigante. Ok, vediamo di curare il gigante. Non curare il gigante, di curare nel senso di fare più danni possibile al gigante. Lo marchiamo o lo... Tu non puoi fare granché da qua, eh? Quindi dovresti spostarti a sto punto. No, dovrei... voi due dovreste spostarvi, mentre tu dovresti spostarti dopo. Quindi a questo punto fai questo. Mi ha fatto un bel 5 danni. Un 2x5 ci sta. Adesso dobbiamo fare 127 danni a solo questo. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio adesso. Tu comincia a curare tantissimo. E cerchiamo di fare il nostro meglio per fare più danni possibile. Spore velenose solo su uno, per fortuna. Il che va bene, perché è come se non avesse attaccato adesso. Tu spostati con lui e prossimo turno vai di un sacco di roba. Tu dovresti cominciare a curare. Perfetto. E adesso bisogna cominciare a fare più danni possibile qua. Ottimo. Adesso vediamo se cominciamo ad accumulare un po' di danno. Però se continua a schivarmi è un po' un problema. Ha una schivata di 23, che è bella alta. 27 danni sono tantissimi, ma non siamo in punto di morte, quindi bene. E adesso dobbiamo continuare a andare avanti e indietro praticamente con questa cosa. Quindi tu torna indietro di qua. Non credo proprio. Ok, non vuole spostarsi, allora facciamo così. E mi ha schivato addirittura. Tu vai a curare lui. 13 di cura, bene. Respinto anche il sanguinamento. Tu attaccalo, 13 danni, bene. Tu cura lui. 8. Se gli fai lo schianto del tronco su di lui, me lo sposta indietro, ma mi fa comunque 31 danni, eh. Ed è in punto di morte e non me l'ha spostato, purtroppo. Ah, che cavolo di combattimento. Cura. Non dissanguamento. Ok, almeno quello. Cura. 16 critico, molto bene. E adesso tu continua a fare questa cosa qua. Così facciamo, accumuliamo il dissanguamento più possibile.
Sì, ora con le opere non posso vederci. Ha provato a fare l'attacco, ma scarsissimo purtroppo. Schianto del tronco, 32 danni, mamma mia quanto male fa sta cosa. E lui è di nuovo in punto di morte. Sa che durerà un sacco sto combattimento se continua così. Mi sa che dovremmo andarcene via anche, eh? Quindi qua curiamo solo 3. E per fortuna non di salvamento. Tu continua a fare questo attacco. 6 danni. 6 danni per 3 per no, 4 turni, vabbè, quello che era. La potenza del diavolo. Tu cura tutti. Una bella cura critica anche, ottimo che ci sta. Tu a sto punto attacca. Perché tanto se lui fa un attacco solo a turno, anche se ho poca energia, l'importante è che possa fare qualcosa. Tu non puoi fare nient'altro che curare, quindi a sto punto provaci. Sei un folle e non mi ha permesso di curare lui. Ok, allora curiamo lei. 26 di cura. E abbiamo anche respinto quello. Qua continuiamo ad accumulare. Se ce la facciamo, non ce la facciamo purtroppo. Tu cura tutti. Tu attacca. Ok. Voi due dovreste scambiarvi posizione, eh? Però... Au! Un'altra volta in punto di morte. Allora. Continua a farlo sanguinare a questo punto. Tu cura lui. Tu cura tutti. Lui farà schianto del tronco di nuovo. Questa volta lo fa su di lui. 35 danni e non me lo sposta. Però c'ha di nuovo punto di morte. Tu non puoi fare niente, quindi ti sposti qua. Tu curi lui. Così. Zero. Tu cura tutti. Ok, siamo di nuovo fuori dal punto di morte. E adesso continua ad attaccare. 3 critico. Facciamo 4 per 5 round, sono 20 danni, quindi comincia a essere abbastanza interessante. Questo critico è fondamentale. Questa schivata è fondamentale anche. Adesso bisogna... Ah, lui si è spostato. Rispostati avanti. Si è spostato da solo. Tu cura lui. 13, bene. Tu continua a fare questa cosa. Peccato che non riesci a prenderlo perché c'hai un malus. Tu cura tutti. Sperando che non chiami i rinforzi, magari prima o poi potrebbe anche farlo. Au. Mi ha spostato di nuovo. Con calma e pazienza, se continuiamo così ce la facciamo a finirlo. Però lo stress è veramente, veramente alto, eh. Ok. Cura. Ottimo che continuiamo a respingere. Tu, spostati qua a sto punto. Tu cura tutti. Vediamo se riusciamo a fare un pochino più di danno con il danno diretto. Però lui fa schianto del tronco e mi sposta di nuovo. Esatto, mi sposta dietro, che non è che vada tanto bene. Però l'assalto del mastino lo può fare, eh. E abbiamo il discorso del dissanguamento migliorato. Quindi tu attacca lui, gli fai 16 danni, c'ha 24 di energia, si prende 4 danni ancora. Tu puoi curare lui. Quindi spostarlo forse è la cosa migliore in questo caso, perché almeno può fare... Tu puoi curare tutti anche dalla seconda posizione. E in teoria tu puoi continuare a fare il tuo attacco davanti. In questo caso ha fatto accusa zelante in automatico lui. C'ha 15 di energia. Si prende 2 danni. Mi fa questa che mi sposta Marina indietro. E adesso siamo nella posizione ideale. E qua almeno dovrei riuscire a fare un pochino più di danni. Perfetto. Ok, niente, c'ha 2 di energia, c'ha 1 di energia praticamente in questo caso. Vediamo di curare Tollir con un bel 30 di critico, c'ha il massimo di energia, però c'ha anche il dissanguamento critico. È il Thor! Ok, ce l'abbiamo fatta. Uff! Che fatica, ragazzi. Prendiamo su tutto e prendete cibo.
prendete un sacco di cibo, questa vale 500, questa vale 1000, questa vale 250, quindi scambiamo questa con questa, chiudi. Ok, ed era un combattimento intermedio, cioè non era all'interno di una stanza, era proprio fuori dalla stanza, quindi sono un po' titubante ad andare nella prossima stanza qua, ma facciamolo. Tanto le vanghe ce le abbiamo. Quanto danno ti prendi ancora tu? Vediamo di... Prendi le band. Mi sa che dovrò fermarmi per fare accampamento tra poco. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Cimeli nascosti che non posso portare via a meno che non mi metta a... Ah, tu sei pieno. Tu sei piena. Tu puoi mangiare un pochino. Scambiamo i cimeli con un po' di oro, perché i cimeli valgono effettivamente di più perché sono più rari da trovare rispetto a altro. Segugio implacabile, questi sono molto veloci e molto schivano tantissimo, quindi attenzione con quello che è il dissanguamento probabilmente, e mi attaccano anche la rabbia. 3x3, wow. Quindi dovremmo finire, finiamo le bende in questo combattimento praticamente, se continua così. E probabilmente ci diamo anche l'acqua santa su. Quindi andiamo di acqua santa e cominciamo a fare un po' di attacco. 8 e 6 va benissimo. Ok, speriamo bene. Tu puoi attaccare tutti e fare a loro il dissanguamento. Però prima ti serve di metterti le bende, di metterti l'acqua santa, mettere anche questa. E poi mi attacchi tutti. 2-2-3-2, buono come critico. 2x5, anche un bel po' di danno. Ok, abbiamo un sacco di stress, veramente parecchio stress adesso, eh. Quanto danno gli faccio? Dai 5 agli 11. Pure schivata. Devo fare la cura, mi sa allora. Dai 4 agli 8. Fai questo a sto punto. Con l'attacco del mastino dovremmo ucciderli tutti. Tu a sto punto colpisci quei due, così abbiamo 10 e 13 energia. Attenzione all'assalto rabbioso. 3x3 è un bel po' di danno, ma se puntano molto sul dissanguamento noi almeno abbiamo abbastanza bende da poterci proteggere. Ok. Praticamente hanno fatto tutto il loro turno, ho già fatto 1, 2, 3, adesso manca questo attaccare. Che vedete che c'è azioni rimanenti 1 là, infatti tocca a lui adesso. 8 di critico, aia, però per fortuna c'è un po' di energia marina. Abbiamo un sacco di malus allo stress. Questo era un 2x5, quindi questo tecnicamente è morto, ma dobbiamo fare qualcos'altro prima. Tu fai così e fai così. E cura tutti. O facciamo. Continua a far danno. Lui ha 1 di energia, però non è morto. Questo c'ha 2. Si prende 2 danni. Quindi facciamo così. E basta, si è schivato. Niente, devo curare. Qua facciamo così allora. Ottimo. Quindi questo è morto. Questo c'ha 7 di energia, questo c'ha 1 di energia e questo c'ha 4 di energia in questo momento. Quindi se noi facciamo così... Ah! Salto rabbioso, adesso tocca a lui. Tocca a loro 3, anzi. Ai. Mi sa che il nostro cane farà dovrà cercare di fare più danno possibile. Anche Simon è egocentrico in questo caso, un'altra roba negativa. Aha. Sarà molto molto dura arrivare alla fine di questa missione, ma cerchiamo di fare il possibile. Punto di morte, aia. Ok, tocca a noi però. Quindi noi possiamo fare così. E pure schivati. Tu cura tutto. Cura tutto tranne Sertolier, che non vuole essere curato a quanto pare. Ok, tu attacca loro. Di nuovo schivato. Che sfiga che abbiamo. Allora, questo è morto. Questo c'ha 1 energia, questo c'ha 7. Se riusciamo a sopravvivere a questo turno. Allora, tu tira. No, tu cura. Simon.
Abbiamo dei malus per colpire molto molto alti, eh. Però vediamo se ce la facciamo. Anche Kadrin è testato. Vediamo se è positivo. No, disperato. Mi sa che dopo questa stanza ce ne andiamo via. Proveremo magari a fare il con la legna da ardere a sto punto. Niente, schivato ancora. Non riusciamo a finire questo combattimento. Oh, finalmente Tolier. Dai che ne è rimasto uno che è anche morto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Ok. Tutto per 950. Qua vediamo di usare la chiave. Tanto ce l'abbiamo. Compartimento segreto che contiene un casino di roba. Quindi allora usiamo questo. Ci portiamo dietro questi. Una torcia la sostituiamo con questi. E sostituiamo le erbe medicinali con questo a sto punto. Ok, abbiamo finito questa zona. Ci manca ancora tutta quella zona lì. Ritorniamo allora nella sala principale prima. Tu dovresti usare l'ultima benda. No, non è l'ultima benda. Ah, non vuole. Vabbè. Non ho bisogno di una benda. E poi mi hai detto che non vuoi. Ok, io proverei a fare un... Devo cercare di capire se riusciamo a fare esplorazione più che altro. Perché se riusciamo ad esplorare, almeno sappiamo dove andare, quanti combattimenti abbiamo e possiamo decidere quali stanze saltare, cioè quelle con i combattimenti a sto punto. Però purtroppo lui non è che stia facendo granché di esplorazione. Dovrei lasciar scendere parecchio la luce eventualmente per avere più esplorazione. Però potrei anche farlo adesso. Facciamo shift control e click. Quindi adesso siamo senza torcia, quindi ho spento proprio la torcia. Perché? Perché quando entriamo adesso dovrebbe darmi più possibilità di fare esplorazione. Cosa che però non è successa. Quindi usiamo un po' di torce per recuperare. Andiamo prima qua a sto punto. E poi facciamo... c'ho paura. Allora, qua abbiamo bisogno dell'antidoto. E mi ha dato le erbe medicinali dell'altro cibo. Il cibo lo usiamo subito. Le erbe medicinali le usiamo? Le possiamo raccogliere? No, non le possiamo raccogliere, allora andiamo via. Qua dentro che cosa c'è? Cimeli nascosti. Altra roba. Ce li portiamo al posto di che cosa? Anche di questo amuleto in realtà, eh. Ce li portiamo al posto di questo amuleto. E adesso vediamo se entriamo qua dentro, se non abbiamo un combattimento. O ce l'abbiamo. Ok, abbiamo un combattimento contro l'ectoplasma gigante. Però li abbiamo almeno sorpresi. Ok, vediamo di fare del nostro meglio. Allora, intanto attacchiamo qua dietro. Non sarà per niente facile questo combattimento. Probabilmente dovrò saltarlo direttamente. Però ci proveremo. Vediamo di attaccare questo. Schivato. Maledizione. Quanto avete di resistenza di sanguinamento? Altissima, ovviamente. Questo ha un casino di resistenza in generale e tu hai marchiato gente a caso perché hai egocentrico. Tu puoi attaccare solo lui. A questo punto attaccalo. La vedo molto brutta. Marchiare la preda. Chissà se anche lui c'ha un attacco sui marchiati. Melma gigante, sferzata melmosa, citocinesi. Allora, citocinesi crea altra gente. Sferzata melmosa mi dà e questa mi dà melma gigante, mi dà un malus, un debuff alla velocità. Ok, mi rallenta. Schivata, cura a sto punto, che almeno quella non la sbagli. Pioggia mormante. Il morbo lo possiamo 4x5 e 4x3, wow. Qua ci vuole un bel critico, eh.
Sferzata melmosa. Mi sposta? No, mi stordisce. Ok. Marchiare la preda. Dovremmo attaccare, mi sa, l'ectoplasma prima e poi uccidere questi a questo punto. Abbiamo perso un turno. Pioggia morbante, di nuovo il morbo. 4 per 3, 8 per 5. Wow. Per fortuna che abbiamo i veleni. Almeno dovremmo averli ancora. Tu hai 92, quindi anche Marina rischia. Ci prendiamo l'antidoto. Proviamo a tirarlo a questo punto. O proviamo a fare questo. È di nuovo schivata. No, è una schivata troppo forte. E tu non hai più possibilità di usare il discorso, quindi curi tutti. O meglio, curi tre, perché il primo non vuole essere curato. La vedo molto 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 brutta sto combattimento. Eh sì. Fuga. Ciao. Ciao. È morto di infarto? Gli è venuto l'infarto ma è ancora vivo. Ciao. Come è ritirata fallita? No. Ok, abbiamo il vigore di Marina. Almeno questa cosa è positiva. Fatemi fuggire per favore da sto combattimento. Ritirata fallita. La vedo molto brutta per questo party. Molto molto brutta. Marina, facci fuggire per favore. Le sofferenze abbiamo preparata bene. Bene che ti sei curata da sola. Siamo fuggiti. Ok. Sir Tolir è morto. Maledizione. Ah, è morto Sir Tolir. Maledizione. No, tu mangia cibo intanto. Tu quanti danni ti prendi? A sto punto facciamo così e abbandoniamo la missione? Eh sì, ritiriamoci. Ah, i livelli campione sono belli belli difficili. Nonostante avessimo portato dietro l'infinito di roba, le ricompense della missione ce le siamo giocate. Abbiamo recuperato pochissima roba, come potete vedere, perché praticamente tutto il tesoro che avevamo, ah ok, è finito in cimeli praticamente la maggior parte. Almeno i cimeli li abbiamo recuperati. C'è morto un personaggio di livello 4, Sir Tolir, primo crogiato in assoluto. Abbiamo picchiatore, che è buono per Simon, un'ilomania, in più abbiamo una malattia, e cagionevole, che per Marina direi che ci sta, visto che si è presa un macello di malattia nel corso delle cose precedenti, e abbiamo esploratore di Landa. Non abbiamo bonus eccetera, sono tutti quanti messi molto molto male, vediamo di ritornare alla base. Ah, concilio del fato. Sebbene strane invocazioni e cori inquietanti tipicamente caratterizzino questi raduni, ci è stato assicurato che nei rituali non c'è alcun... ok, possiamo prendere o questo eroe qua, Furnival, oppure un altro occultista. Quindi due occultisti interessanti. Abbiamo un posto libero, visto che c'è morto il... terzo crociato, quindi adesso non andremo a sostituirlo perché abbiamo me e Sir Beltway. Quindi andremo a prendere un medico della peste, che è l'unica classe che ci manca. Peccato, peccato, peccato. Mi dispiace tantissimo Sir Tolir, mi dispiace veramente veramente tanto. Per il resto abbiamo comunque recuperato un po' di roba. No, non è questa la settimana, ma è questa la settimana. Cioè non è successo assolutamente niente. Quindi vediamo di fare del nostro meglio per fare una roba più decente. Abbiamo almeno recuperato un po' di ritratti e robe varie. Vediamo che cosa c'è in diligenza. Non c'è la classe che mi interessa. C'è un fuorilegge femmina anche, tra l'altro, col coltello verde. Un soldato, un altro soldato, un addestratore di cani. Ma abbiamo già tutti i doppioni di quelle classi. Se le mettiamo in ordine di di classe, vedete che abbiamo... No, devo andare prima in imbarcarsi e togliere l'oro. No, perché non me l'ha messo in ordine di classe? Ok, adesso sono in ordine, più o meno in ordine di classe. Con loro due, 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 loro due. Abbiamo un solo
addestratore di cani, quindi forse un secondo addestratore di cani, però abbiamo bisogno di una classe in più, quindi o al momento prendo un altro addestratore di cani e poi lo licenzio se dovesse tornare fuori qualcos'altro, oppure ci rimaniamo così. Forse sapete cosa faccio? Allora, facciamo un attimo una sostituzione. Persia, che è un antiquario che non uso praticamente mai, lo licenziamo. Sarà il nostro primo congedo eroe. Sì, così abbiamo anche fatto un achievement. E ovviamente non è che ce l'abbia con il personaggio. Infatti Harcourt diventerà Persia. Gli do il nome di Persia, appunto, che me l'aveva chiesto. E mi aveva chiesto di essere una classe offensiva. Quindi ho deciso di fare questo cambio qui. E tra l'altro potrei prendere l'addestratore di... Quindi adesso posso prendere l'addestratore di cani, direi. Perché così abbiamo classi di questo tipo. Diciamo che tra tutte le classi questa è quella che risplende di meno, perché effettivamente ha un unico attacco offensivo, che è la pugnalata nervosa, poi avrebbe questa che fa un po' di morbo, ma questa classe qua è fatta per guadagnare soldi e basta, quindi è scarsissima, è difficilissima da usare, soprattutto a livelli se non si hanno altri personaggi di livello più alto. Cerchiamo di fare del nostro meglio però per trovare il medico della peste, perché effettivamente ci manca. Cosa posso potenziare? Andiamo a vedere che cosa si può potenziare adesso. Possiamo potenziare un fabbro? No, perché ci manca ancora un sacco. La gilda quasi. Survivalista? No. Potrei spendere un po' di soldi per il discorso del survivalista. Potrei aumentare il recupero dello stress, però in realtà a questo livello qua, ecco, forse potrei mettere un'altra cosa al chiostro. Ma in realtà non è che ne abbia tanto bisogno. Forse è questo, per il discorso dei trattamenti. Oppure non faccio niente e aspetto di avere qualcosina in più per le altre cose, ad esempio la gilda e il fabbro, che sono quelle che dovrei potenziare. Riduce il costo delle migliorie. Ecco, se io spendessi... Allora, se faccio così e mi prendo 3 di questi e ho bisogno di 18 di quelli, quindi facciamo così e vediamo di fare così. Possiamo prendere questo. Adesso costano 1200 queste cose, che non è niente male come situazione. E poi possiamo farlo ancora un'ultima volta, insomma, questa cosa qua. Quindi ho fatto una cosa interessante e vedremo di preparare la prossima missione, che sarà una missione spero più facile. Questa è un'altra missione campione, che mi darebbe questa ma mi dà soprattutto soldi. Dovrei andare a fare una missione facile a sto punto per accumulare soldi, perché sono abbastanza scarsetto da quel punto di vista. Magari una di queste due potrebbe essere, oppure una di queste due, ma credo questa qui cosa mi dà? Più alla velocità, mentre questa mi dà il discorso degli spostamenti, eccetera. Però questo è non comune e anche questo è non comune. Quindi è indifferente quale tra le due. Purificazione, possono essere uccisi e invece questa è una missione... Cioè, tutte e due missioni di purificazione, uguali identiche quindi. Cambia solo la descrizione. Questa è una veterano, questa è una veterano. Ok, mi sa che andremo a fare questa missione qua, magari usando gente di livello... 0/1/2 a seconda di quello che è. Ad esempio Alicia è un sacco di tempo che non la uso, quindi magari potrei usarla per questa missione qua e vedremo di prepararla e continuare nel prossimo episodio di Darkest Dungeon. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.